La casa del Grande Fratello si trova in un capannone industriale dentro Cinecittà, sopra una collina, ed è cambiata molte volte durante tutte le edizioni dal 2000 ad oggi. Come dice la scenografa di tutte le edizioni del Grande Fratello, Emanuela Zitkowski, il concetto televisivo di casa del Grande Fratello è un'invenzione italiana, perché anche se il format è stato inventato in Olanda e i concorrenti vivevano all'interno di alcuni container e non all'interno di una casa. Il confessionale, che da sempre è il centro della casa, è l'unico elemento comune a tutte le edizioni del Grande Fratello ed è diventato uno dei luoghi più simbolici del programma. Anche il confessionale, con le sue piramidi rosse e le punte nere, è un'invenzione dell'edizione italiana. La casa è prima di tutto uno studio televisivo e ospita 100 telecamere e 100 microfoni. Ogni arredo è posizionato a favore di camera. Anche i letti delle camere da letto sono stati disposti per essere a favore delle telecamere. E nelle camere da letto le telecamere sono a infrarossi per poter spiare i concorrenti anche al buio. La primissima edizione del 2000, il Grande Fratello 1, è l'edizione della casa IKEA. La casa è semplice, grande solo, tra virgolette, 325 metri quadrati e arredata in modo molto funzionale. Oltre alle stanze della zona interna c'è il giardino esterno. C'è già la porta rossa con la passerella, che poi è diventata uno dei luoghi simbolo di Cinecittà. Da questa porta rossa, nelle prime 7 edizioni passavano i concorrenti sia durante l'ingresso nella casa sia al momento della loro eliminazione dal gioco, accompagnati dalla figura dell'inviato che era Marco Liorni. Dalla nona edizione in poi invece c'è il Ledwall e le operazioni di benvenuto ai ragazzi durante la prima puntata e quelle di saluto durante la puntata finale vengono svolte dalla stessa presentatrice collegata dallo studio. Il Grande Fratello 2 invece è l'anno della sauna. Nella terza edizione, quella del 2003 con Floriana, Pasquale, Victoria e Luca Argentero, fa il suo debutto la suite. La quarta edizione del Grande Fratello, quella del 2004 con Patrick, Ascanio, Katia, è la prima edizione in cui appare il Tugurio. La casa è più grande, creata con materiali ultra-tech, con uno stile classico Luigi XVI, rivisitato in chiave moderna. La suite invece ha uno stile spaziale, a metà strada fra Star Trek e Austin Powers. La quinta edizione del Grande Fratello, sempre nel 2004, quella vinta da Jonathan, è l'edizione della suite dalle Mille e una Notte. La casa ha una metratura ancora più ampia e cambiano gli scenari di suite e Tugurio. La suite con architetture moresche, stoffe di damasco e tappeti persiani, il Tugurio invece raddoppia le sue dimensioni e rappresenta una vecchia miniera abbandonata che si trova 20 metri sottoterra. Nella sesta edizione del Grande Fratello, quella del 2006, vinta da Augusto De Megni, la casa viene divisa in due: da una parte la casa dei Nababbi e dall'altra la casa dei Tapini. I due appartamenti derivano ovviamente dalla suite e dal Tugurio delle edizioni passate, ma in una nuova versione all'ennesima potenza. La casa dei Nababbi ha uno stile neoclassico, sui colori del bianco, panna e beige, e si ispira alle suite dei grandi alberghi. La casa dei Tapini invece ha dei letti molto spartani, doccia e lavandino tutti in un ambiente unico. Nella cucina mancano i fornelli e per cucinare i ragazzi devono andare nel cortile e utilizzare una stufa a legna. Un'altra novità della sesta edizione è l'arena, un giardino di 600 metri quadrati dove i concorrenti eseguono le prove settimanali. La settima edizione, quella del 2007 con Milo, Guendalina e Melitta, che è l'anno della suite paradiso terrestre da una parte e della discarica dall'altra. La casa è concepita come un open space all'insegna della semplicità. La suite diventa un vero e proprio paradiso terrestre, con uno scenario di rocce, sabbia bianca, palme, piante tropicali, liane e tre piccole cascate d'acqua creato solo per il relax all'insegna dell'aromaterapia. Il Tugurio invece viene sostituito ed estremizzato in una discarica, uno spazio a cielo aperto in mezzo ai rifiuti, tanto temuto quanto divertente. Infatti la vita dei concorrenti nella discarica è piena di disagi, ma è proprio qui che nascono alcune delle dinamiche migliori di questa edizione del reality show. Nell'ottava edizione, quella del 2008, l'anno del Commenda Mercandalli, Lina e Raffaella Ficco, la casa è un condominio da ultimare. I concorrenti stessi sono coloro che devono ultimare i lavori della casa. In attesa della fine di questi lavori, i concorrenti hanno vissuto anche in un camping. La nona edizione del Grande Fratello, quella del 2009, quella vinta da Ferdi, è l'anno della casa Green. È una casa all'insegna della bioarchitettura e del rispetto dell'ambiente. La casa della decima edizione, siamo ancora nel 2009, con Mauro Manin e Michael Berti, è invece la casa aperta. Anche questa casa è moderna, ma sempre a contatto con la natura. Alberi, prati, spazi ampi, pareti di cristallo e luminosità che aiutano i concorrenti a sentirsi meno reclusi e più vicini alla realtà. La casa ancora la stanza delle sorprese e c'è l'aggiunta della stanza delle scelte e la stanza invisibile. Nell'edizione numero 11 del Grande Fratello, durata ben 6 mesi e vinta da Andrea Cocco, i metri quadrati sono arrivati addirittura a 1600. La casa è completamente nuova, ricostruita completamente da zero e su più piani. Il giardino è ampio e c'è la piscina e un'area relax. Il bagno è una sorta di spa con le docce che danno direttamente sul giardino. Ci sono ancora la sauna, la piscina, la sala relax, la stanza delle sorprese e il Tugurio. Ovviamente
c'è il confessionale, mentre la passerella e la porta rossa delle passate edizioni si spostano nell'arena per la prima volta. Molte delle scelte più difficili del gioco di questa edizione sono state prese invece nel caveau. Nella 12ª edizione, quella del 2011-2012, quella con il ritorno di vecchi concorrenti come Patrick, Cristina del Basso e Ferdinando, troviamo una casa colorata e lussuosa. Il rosso, il turchese e il giallo sono i colori predominanti e la casa è piena di divani e cuscini. In questa edizione la casa è arrivata ad estendersi sulla collina di Cinecittà per quasi 2000 metri quadrati. C'è anche il sottomarino, una stanza in cui i concorrenti devono prendere delle decisioni. Il tavolo del salone, per la prima volta, non è rettangolare ma tondo, con un diametro eccezionale di 2,5 metri. Il divanone raggiunge la lunghezza record di 18 metri. Ci sono anche una vasca con cromoterapia, doccia con pareti di cristallo e addirittura un secondo piano con piscina, terrazza e zona relax. Insomma, è una casa veramente grande e veramente lussuosa, quella del Grande Fratello numero 12. Ma tutto questo lusso va completamente distrutto nell'incendio della notte fra il 13 e 14 dicembre 2013. La casa viene ricostruita di sana pianta in tempi record nel punto in cui un tempo sorgevano gli uffici dello staff del reality. Si cambia tutto e si cerca di richiamare quella della prima edizione. Si torna ad avere un solo piano e solo, tra virgolette, 1500 metri quadrati. La scenografa del programma, Emanuela Zitkowski, ha immaginato la casa del Grande Fratello numero 13 come una casa dello studente. E proprio pensando alla casa dello studente, gli arredi non sono più lussuosi come nel Grande Fratello 12, ma alla portata di tutti. Arriviamo al Grande Fratello numero 14, l'ultima edizione NIP, non VIP diciamo. Nella fase iniziale di questa edizione le case sono due. La prima è come sempre a Cinecittà, mentre la seconda si trova nel centro di Roma, galleggiante sul fiume Tevere. Si torna al grande divano, questa volta circondato da una postazione a fascia di video LED composta da 11 schermi, che sembra quasi una regia per la prima volta all'interno della casa. Il confessionale cambia e al posto della poltrona arriva un divano rosso, che può accogliere comodamente tanti concorrenti insieme. Rimangono i due stepper per far arrivare l'acqua calda alle 3 docce disponibili. Infine una nuova location, scomodissima, attende gli inquilini malcapitati, il garage, che sostituisce di fatto il famosissimo tugurio. Dal 2016 il GF cambia e i concorrenti non sono più persone normali, persone qualunque, ma personaggi già famosi, i VIP. La casa del Grande Fratello VIP ha un tocco glamour, proprio come la grande poltrona color oro che troneggia nel confessionale. Uno solo è il bagno a disposizione per tutti i concorrenti del gioco. La zona doccia è in cristallo e per fare la doccia calda anche i VIP devono pedalare. A completare l'area benessere ci sono l'idromassaggio, la sauna e c'è anche il bagno turco. Nello spazio esterno c'è ancora l'orto urbano da coltivare. E dopo tutta questa evoluzione, durata 17 anni, siamo arrivati al Grande Fratello VIP 2. La casa del Grande Fratello VIP 2 è arredata con materiali naturali, tutti i rivestimenti sono in lana o cotone e c'è tanta moquette. E il tutto ha un tocco molto colorato. Anche quest'anno il Grande Fratello VIP ha voluto dividere la casa in due spazi. Il primo è quello della casa, pieno di comfort per i privilegiati. L'altro è la stazione di Tristopoli, piena di disagi per gli stazionati. La casa è ampia e dotata di tutte le comodità, divani morbidi, cucina super accessoriata, profumata e piena di colori. La stazione invece è inospitale come un treno abbandonato. Ci sono i letti scomodi, colori sbiaditi ed è priva di qualunque comodità. Due finestre si affacciano sulla casa, in modo tale che i malcapitati della stazione di Tristopoli possano vedere le comodità e gli agi dei loro compagni privilegiati. La grande poltrona color oro troneggia anche quest'anno nel confessionale ed è diventato uno dei simboli più importanti del Grande Fratello VIP. E questa è stata l'evoluzione della casa del Grande Fratello a partire dalla prima edizione del Grande Fratello 1 del 2000 e 2001 fino ad oggi, fino alla seconda edizione del Grande Fratello VIP nel 2017. Questo video finisce qua, spero che questo excursus nella storia dell'evoluzione di tutte le case del Grande Fratello ti sia piaciuto. Se il video ti è piaciuto lasciami un bel mi piace e un bel commento. Se secondo te mi sono dimenticato qualcosa o non sei d'accordo con qualcosa che ho detto, scrivimelo nei commenti. Grazie mille e alla prossima.